Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6 per proporvi le immagini, le interviste, la moviola, qualora ce ne fosse bisogno, delle partite di questo pomeriggio. Ovviamente spazio nella prima parte alla Lega Pro perché è incandescente, non più calda la situazione a Teramo, è davvero incandescente, altra sconfitta per i biancorossi, penultimi in classifica, battuti in rimonta dal Modena per 2-1, tra poco il servizio, insomma la tifoseria è in subbuglio, del tutto scontenta, anche se ci avviciniamo alle ultime ore di mercato e dovrebbero arrivare due attaccanti, uno praticamente è quasi arrivato e si tratta di Riccardo Barbuti, un altro, e ne parleremo tra poco, è praticamente in via di definizione. In Serie D invece, vittoria per il Pineto in casa contro il Romagna Centro, continua a volare la Fermana che si impone, non senza polemiche, a Vasto con un rigore nel finale, il San Nicolò pareggia in casa 1-1 contro il Monticelli, pareggio nel girone G per l'Aquila ad Ostiamare, all'Ancomarzio di Ostiamare per 0-0, sconfitta interna invece per l'Avezzano in casa contro l'Alba Longa. Questo è il riassunto più o meno di quanto è successo e quello di cui parleremo questa sera per un'ora e 30 minuti. Vi ricordo il numero per interagire con noi, lo conoscete, il 392-623-7060. Ne parleremo con gli ospiti in studio, ma prima vado in redazione rinnovata da Andrea Costantini. Ciao Andrea. Eccoci, ciao ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera a te Andrea, ovviamente con te parleremo soprattutto nella prima parte della situazione a Teramo davvero complicata, quella che si sta delineando. Poi saluto due protagonisti del campionato di Serie D, due giovani ragazzi che avete imparato a conoscere, un difensore e un centrocampista. Il primo che vado a presentare è un difensore, non gioca più in Abruzzo, ma è abruzzese doc, ha giocato praticamente spesso e volentieri in Abruzzo, adesso si è spostato di qualche chilometro, ha praticamente scavalcato il confine. Francesco Terrenzio, ciao Francesco. Buonasera, buonasera a tutti. Difensore del Monticelli che oggi ha pareggiato 1-1 contro il San Nicolò e invece è andata molto meglio al Pineto di Marco Mariani. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Che ha battuto 2-0 il Romagna Centro. Ovviamente le immagini, i servizi di queste due partite tra poco ve li proporremo, ma intanto vi proponiamo i numeri della giornata di campionato partendo dalla Serie A, perché oggi pomeriggio ci sono stati tanti gol. Cagliari-Bologna 1-1, vittoria del Crotone 4-1 contro l'Empoli, partita incredibile al Franchi di Firenze, Fiorentina-Genoa 3-3, dal 2-0 per la Fiorentina al 2 pari, poi 3-2 Viola, 3 pari, davvero incredibile. Ieri sera la sconfitta del Pescara a Milano contro l'Inter 3-0, ieri pomeriggio la vittoria del Chievo contro la Lazio 0-1, alle 20:45 Napoli-Palermo, la Roma si ferma 3-2 a Marassi contro la Sampdoria e dunque cade la squadra di Luciano Spalletti, ne approfitta ovviamente la Juventus che vince 2-0 con Higuaín e Khedira a Reggio Emilia contro il Sassuolo. A ora di pranzo 1-1 tra Torino e Atalanta, si ferma anche il Milan 2-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Vediamo la classifica dopo 22 giornate. Vi ricordo che mercoledì sera ci sarà il recupero Pescara-Fiorentina, partita non giocata un paio di settimane fa per le condizioni meteo che hanno imperversato purtroppo sulla nostra regione. Juventus che comanda ampiamente 51 punti, 47 la Roma, ma la Juventus, come vedete, è una partita da recuperare, 44 punti per il Napoli, 42 per l'Inter, 40 per la Lazio, 39 per l'Atalanta, 37 per il Milan, anche i rossoneri hanno una partita in meno, 34 per la Fiorentina, 31 per il Torino, 28 Udinese e Chievo, 27 per Bologna, Sampdoria e Cagliari, 25 per il Genoa, 24 per il Sassuolo, 21 per l'Empoli, 13 per il Crotone, 10 per il Palermo, chiude mestamente il Pescara a quota 9 punti. Lega Pro adesso, girone B, perché si stanno giocando delle gare che sono iniziate alle 18:30. Albino Leffe Forlì è finale 1-1, è finale anche ad Ancona, Ancona 0, Maceratese 1, vittoria in esterna anche per la Ferrarpi Salò su Lumezzane 1-0, il Teramo, come detto, cade a Modena 2-1, Padova Fano si sta giocando vantaggio bianco-scudetto
concludato 1-0 per il Padova, 0-0 nell'altra partita che si sta giocando tra Pordenone e Mantova. San Benedettese Gubbio 2-0, Sant'Arcangelo Reggiana 0-1, Sudtirol Bassano 1-1, Venezia Parma 2-1. Anche questa partita davvero scoppiettante, classifica dopo 23 giornate di campionato, comanda il Venezia 46 punti, 43 per il Parma, Pordenone e Padova 42 punti, Reggiana 40, Bassano 37, Gubbio e San Benedettese e Feralpisalo 35, Albino Leffe 30, Maceratese 28, a cui è stato restituito un punto di penalizzazione in settimana, 27 punti per il Sant'Arcangelo, 24 per il Sudtirol, Ancona e Forlì 23 punti, Modena e Lumezzane 22, Mantova 20, Teramo 19, ma ancora la partita da recuperare contro il Pordenone di settimana scorsa, Fano 16 punti. Serie D, Girone F. Alfonsine Recanatese 0-2, Castelfidardo Matelica 1-3, ovviamente non si è giocata Civitanovese e Chieti, Jesina Vispesaro 1-0, Pineto Romagna Centro 2-0, San Nicolò Monticelli 1-1, San Maurese Campobasso 1-0, San Marino Agnonese 2-1, La Fermana vince a Vasto 2-1, classifica. Eccola qua, comanda la Fermana, 44 punti, Matelica 37, Vispesaro 35, San Nicolò, Vastese, San Maurese 32 punti, Agnonese 28, Jesina e Monticelli 26 punti, San Marino 25, Pineto e Romagna Centro 21, Campobasso 19, Alfonsine 17, Civitanovese e Recanatese 16 punti, Castelfidardo 15 punti, di fatto c'è il Chieti ma non conteggiatelo perché è escluso dal campionato. Girone G adesso. Arzachena Sporting Trestina 2-0, Avezzano come detto che perde in casa 0-1 contro l'Alba Longa, Città di Castello San Teodoro 1-3, Flaminia Nuorese 0-0, il Monte Rosi vince sul campo dell'Anusei 2-0, 0-0 tra Ostia Mare come detto e l'Aquila, Rieti Foligno. In realtà noi abbiamo messo 3-0 ma di fatto abbiamo anticipato quello che sarà la decisione del giudice sportivo, è una partita che non si è giocata per i noti fatti che riguardano il Foligno, di fatto sarà un 3-0 a tavolino, noi ci siamo solamente portati avanti rispetto a una decisione che arriverà tra poco. Torres Latte Dolce Sassari 0-0, Vivi Alto Tevere Sansepolcro Muravera 4-1, classifica. Comanda il Monterosi 44 punti, segue il Rieti a quota 43, Arzachena 42, L'Aquila 38, Alba Longa e Ostia Mare 37, Nuorese 35, Vivi Alto Tevere Sansepolcro 31, Avezzano 29, Flaminia Sporting Trestina e Lanusei 25 punti, Latte Dolce Sassari 20, San Teodoro e Muravera 17, Foligno 14 punti, ma è probabilmente una classifica pro tempore per quanto riguarda gli umbri, Città di Castello e Torres 12 punti. Rientriamo subito per farvi vedere immediatamente il servizio di Modena Teramo 2-1, servizio confezionato per noi da Paolo Renzetti, insieme poi all'intervista al patron biancorosso Luciano Campidelli, intercettato fuori dallo stadio Braglia. Vediamo. Alla vigilia il tecnico Zauli aveva definito Modena-Teramo il primo di tanti spareggi, una gara da non sbagliare, ma al Braglia gli emiliani si sono invece confermati la bestia nera del diavolo, vincendo così come all'andata al Bonolis e ricacciando ancora più in basso in classifica un Teramo bello a vedersi solo nel primo tempo. Al cospetto dei gialloblu si presenta un Teramo con un 4-3-2-1, il modulo è questo, con l'ultimo arrivato Branduani in porta a difesa dei pali dei biancorossi e Camilleri in panchina, non convocati Croce, Steffè e Capitano che nelle prossime ore saranno ceduti, in panchina Boulevardi anche lui in lista di partenza. I canarini rispondono con un 3-5-1-1 e con Nole e Diop in avanti. Si gioca in uno stadio quasi deserto di fronte a poco più di 2500 spettatori. Nella tribuna laterale nord presenti una trentina di tifosi teramani. L'avvio di gara è equilibrato con i ragazzi di Zauli che si lasciano però preferire per una manovra più spigliata. Al 17° il Teramo è già in vantaggio con Ilari che su cross di Di Paolo Antonio indisturbato mette in rete di testa alle spalle del portiere modenese. La formazione di casa non ci sta mentre i tifosi dagli spalti contestano il presidente Caliendo. Al 23° il pareggio locale sembra cosa fatta, Calapai crossa a centro area per Diop che con un tiro violentissimo manca di un soffio il gol dell'1-1. Al 31° c'è un tiro di Schiavi dalla distanza per il Modena con la palla che termina al lato.
Ancora Teramo qualche minuto dopo con Di Paolo Antonio che serve Carraro che di testa mette ancora di un soffio al lato. Al 39esimo contropiede di Sansovini che supera con un pallonetto anche Manfredini e con Accardi che va poi a salvare alla disperata sulla linea di porta. Il Teramo meriterebbe il doppio vantaggio ma il primo tempo si chiude invece sull'1-0. Nella ripresa si ricomincia con il Modena che presenta in campo Milesi e Laner per Accardi e Aldrovandi. I biancorossi sembrano controllare bene ma al sesto c'è un malinteso fra Branduani e compagni con Diop che ne approfitta andando a realizzare il gol del pareggio. Rianimata dalla rete dell'1-1 la squadra di casa inizia a premere anche se al nono Ilari di testa mette alto. Ma Diop è in agguato e così al 13esimo sale ancora in cattedra il giovane senegalese che va a superare per la seconda volta Branduani portando in vantaggio la sua squadra. Zauli così tenta il tutto per tutto mandando in campo Fratangelo e Petrella per Baccolo e Carraro. Squadra a trazione anteriore ma con scarsi risultati visto che Sansovini e compagni non riescono praticamente quasi mai a creare problemi alla retroguardia emiliana. Ci prova solo al 34esimo Petrella con un tiro centrale non irresistibile che costringe però Manfredini alla parata in due tempi. Nel finale si infortuna nel Teramo anche Fratangelo sostituito da Cesarini prima del generoso forcing finale della squadra del patron Campitelli con la buona occasione di Sansovini che al 41esimo di testa mette sull'esterno della rete troppo poco per tentare il pareggio con una sconfitta che fa piombare il Teramo ancora più in basso in classifica e nel prossimo turno con il Sant'Arcangelo non si potrà davvero sbagliare. Se noi tutti fine primo tempo dicevamo forse il Teramo 3-0 è poco, era così, dalle stelle alle stalle non lo condivido, dico che forse se non prendevamo quel gol come si è preso senza dare colpi a nessuno, però l'abbiamo preso, da quel momento lì tutte le squadre forse avrebbero fatto peggio di come abbiamo fatto noi. A parità di squadre la nostra è nettamente più forte del Modena, credo che dobbiamo pensare da domani a domenica senza fare polemiche, senza fare niente, perché qui è tosta, ci dobbiamo salvare e ci possiamo salvare solo se stiamo tutti uniti. Oggi ho visto dei gesti che forse non apprezzo perché i calciatori credo che hanno dato il massimo, ho visto dei tifosi dire delle parole ai calciatori, io credo che se noi ci vogliamo salvare innanzitutto dobbiamo stare vicini tutti alla squadra e stando tutti vicini sicuramente possiamo arrivare alla salvezza, non facendo cose che forse in questo momento non si possono fare, perché penso che se a quelle persone che forse hanno contestato quei calciatori si andava a parlare alla fine del primo tempo, loro avrebbero detto complimenti per tutto, campagna acquisti e tutto, invece purtroppo non è così, siamo sfortunati al massimo perché gol come quello di Sansovini sulla linea, tiri in porta, loro non hanno fatto mezzo tiro in porta, credo che il Teramo oggi ha perso, ma non meritatamente, quindi oggi il primo tempo ho visto una squadra, il secondo tra lo scoramento e poi la voglia di recuperare, credo che è così, è nella normalità che poi alla fine ci si sbanda un pochettino. È arrabbiato con qualcuno il padron Campitelli? No, con nessuno, io sono arrabbiato sicuramente con nessuno, ma bensì dobbiamo fare gruppo tutti, dal primo tifoso all'ultimo tifoso, su questo sicuramente mi arrabbierò se non lo facciamo, perché se riusciremo a salvarci lo dobbiamo fare tutti insieme. L'ultimissima, nel prossimo turno, dal prossimo turno in poi non bisognerà più sbagliare però. Ma qua non bisogna sbagliare mai, dal prossimo turno ci vogliono i 3 punti, altrimenti credo che abbiamo fatto una buona squadra, si è vista fin quando noi abbiamo giocato non alla pari di più, perché quando siamo rientrati nel secondo tempo si è visto che c'era una sola squadra che stava in mezzo al campo, che giocava a calcio e tutto il resto era il Teramo. Poi abbiamo preso quel gol che secondo me se lo ripetiamo 1000 volte non ne potremmo ripetere e prendere un gol di quel tipo. Doveva succedere così, sicuramente Branduani, oggi stiamo parlando di un portiere che ha fatto delle partite di Serie B, l'anno scorso ha giocato 27 partite di Serie C, c'ha tanta esperienza, quindi
deve andare così, punto. Un campo pessimo, dobbiamo anche dire che ho visto un gran bel centrocampo, che ho visto un Sansovini in grande spolvero, che domenica ci saranno altre punte vicino a Sansovini, quindi sono tutte cose però... A proposito, chi arriverà nelle ultime ore del mercato? Ma credo che le persone che arriveranno dobbiamo dirgli grazie, perché con una classifica di questo genere vengono giocatori credo importanti, questi credono in questa squadra, credono in questa società, e quindi li dobbiamo aiutare tutti, altrimenti ci sciogliamo tutti dentro a un acido, tutti morti, e alla fine il Teramo andrà in Serie D. Ecco, queste le parole del presidente del Teramo Luciano Campitelli, che Andrea non si è sbilanciato sui nomi, ma li facciamo noi, perché praticamente per Barbuti ci siamo, domani dovrebbe arrivare di fatto l'ufficialità per l'attaccante del Lumezzane, che oggi ha giocato l'ultimo quarto d'ora, ma di fatto è una trattativa già chiusa, quella per Riccardo Barbuti del Lumezzane, e poi l'altro, lo facciamo adesso, è Simone Magnaghi del Taranto, in uscita dal Taranto, il Teramo pagherà il prestito e anche ci sarà anche il riscatto nel caso, giocatore classe 1993, quest'anno a Taranto un solo gol, anche se qualche presenza l'ha fatta, è un giocatore che è in uscita perché a livello ambientale a Taranto non è che le cose siano andate perfettamente, però è un giocatore comunque di prospettiva, ha delle buone, ha dei buoni colpi, e lui, Simone Magnaghi, dovrebbe essere quasi certamente il nuovo attaccante del Teramo. Eccolo qua, questo è l'unico gol peraltro segnato contro la Vibonese. Chiusa la parentesi di mercato, Andrea, a questo punto hai sentito il presidente Campitelli, che non si è sbottonato e, come si suol dire, perlomeno a noi, insomma, non ce la racconta giusta, nel senso che non possiamo immaginare che il presidente del Teramo abbia preso, così come ci ha fatto vedere, una sconfitta in rimonta per 2-1. Beh, è diventato molto era bravo. Sicuramente era più arrabbiato di quello che ha fatto vedere, ma l'esperienza evidentemente lo porta a tenersi a freno rispetto a quanto faceva fino a un po' di tempo fa. Però insomma, la sconfitta di oggi è molto preoccupante, perché è uno scontro diretto, giochi un ottimo primo tempo, vai in vantaggio, hai diverse palle gol, almeno due clamorose, soprattutto quella di Sansovini, per andare al raddoppio, non lo fai. Poi nel primo quarto d'ora della ripresa, con un Modena che non era in grado di infastidirti, regali due gol, il primo soprattutto, ma anche sul secondo c'è una netta responsabilità della difesa, però nel primo caso è una topica colossale, e il Teramo perde questa partita. Quando si fanno partite come queste vuol dire che è l'anno sbagliato, quindi è una sconfitta preoccupante che deve far meditare ulteriormente tutto l'ambiente, però fa bene Campitelli quando predica unità di intenti anche con la tifoseria. Ecco, se c'è rabbia nella tifoseria per il rendimento della squadra nei confronti della società che non avrebbe operato bene sul mercato, io invito comunque i tifosi a essere arrabbiati e a creare un clima sportivamente infuocato nelle gare casalinghe. Perché? Perché il Teramo quest'anno in casa è mancato. Se il Teramo vuole raddrizzare questa stagione, deve farlo soprattutto nel suo fortino, che però fortino finora non è mai stato, ovvero il Bonoris. Quindi creare un'atmosfera rovente in senso sportivo per spingere la squadra alla salvezza sarà fondamentale, perché se il Teramo non riesce a ritrovare un fattore campo degno di questo nome, veramente si rischia di perdere la categoria. Quindi va bene il mercato, va bene fare le scelte giuste, va bene non prendere giocatori che siano mezzi infortunati, perché altrimenti li devi aspettare, tutto quello che volete, però poi bisogna dare una spinta alla squadra e per farlo bisogna, tra virgolette, intimorire gli avversari al Bonoris e spingere la tua squadra. Quindi fattore campo da recuperare intanto, e poi sperare che questi nuovi, chi sta bene subito e chi sta meno bene tra qualche settimana, si integrino al massimo. Oggi non è stato così, perché purtroppo per il Teramo Branduani l'ha fatta grossa nel suo debutto. Peraltro rispondo a una domanda che è arrivata poco fa, che mi chiedevano come mai Zauli è ancora al suo posto. In realtà
il perché vero noi non lo sappiamo, nel senso che ci sono ragioni ovviamente societarie che fanno virare per una conferma o per un esonero o per Che una somma in più di mercato, meglio destinarla a prendere qualche rinforzo in più per la rosa. Esatto, poi peraltro e mi aggancio al tuo discorso, io credo che quando è stato ripreso Zauli nella conferenza stampa di ripresentazione, la motivazione della società è: ridiamo la squadra a chi l'ha costruita. Io credo che vogliano aspettare, dare la possibilità all'allenatore di giocarsi le sue carte con i rinforzi. Occhio però, perché questa squadra è penultima in classifica e non ne imbrocca una, perché poi, Andrea, dicevi giustamente tu, il fortino di casa non lo è mai stato, ma questa squadra non ha vinto neanche fuori casa, anche quando ha fatto buone prestazioni. Paradossalmente ha fatto delle buone prestazioni contro ottime squadre come il Venezia, come la Reggiana, come il Parma, però poi i punti sono stati sempre quelli. Una motivazione non c'è. È chiaro che allo stato attuale, conoscendo il presidente del Teramo e conoscendo quelle che sono insomma il modo in cui intende il calcio, effettivamente è un po' sorprendente. Poi se ci sono motivazioni ulteriori, questo caro amico non te lo so dire, e non, perché non lo sapremo mai noi, però è chiaro che adesso va fatta una riflessione a 360 gradi, perché insomma perdere uno scontro diretto come quello di oggi, però, significa Jacopo, di noi, fatto noi oggi anche io ho detto chissà se questa sconfitta non possa costare il posto a Zauli. Noi lo diciamo perché conosciamo l'impulso del patron teramano, però è pur vero che neanche possiamo chiedere a Campitelli di fare lo Zamparini di turno, cioè che ogni tre partite cambia l'allenatore, cioè questo neanche va bene. Poi c'è un contratto firmato da Zauli, c'è un altro contratto che pesa nell'economia che è quello di Nofri, volete un terzo contratto come allenatore, comincia a essere anche troppo. Cioè a un certo punto Zauli però è stata, Andrea, la scelta. Guarda, quello che possiamo dire e che sappiamo con certezza è che domani Zauli è stato convocato dal presidente Campitelli per un confronto, quantomeno per capire quella che è una situazione in questo momento sportivamente drammatica. Certo, però la partita di oggi il Teramo la gioca bene, va in vantaggio e poi Branduani fa quella papera e quella papera cambia la partita, però pure quel povero Zauli che cosa ci può fare? È il portiere nuovo, Rossi c'era, magari con Rossi non succedeva questo, Rossi è dovuto andare via, è arrivato Branduani che ha vinto lo scorso anno un campionato di Lega Pro, fa quella papera e il Teramo poi si fa sfuggire di mano la partita, che dire? Però quella che la notizia che noi abbiamo è che domani Zauli sarà in sede per parlare con i vertici del Teramo, analizzare un po' questa situazione. Per andare a continuare il discorso Teramo, io direi, a proposito di Zauli, andiamocelo ad ascoltare nell'intervista post gara realizzata dal nostro Paolo Renzetti. Zauli, come si può spiegare questa sconfitta dopo un primo tempo in cui avete dominato ma avete avuto il torto di non concretizzare le occasioni create? Sì, la risposta è nella domanda, perché siamo qui a commentare una sconfitta assurda, però dobbiamo lavorare su queste cose, perché già altre volte abbiamo buttato via dove la squadra punti, dove la squadra non meritava. Oggi il primo tempo l'errore è stato quello di non capitalizzare le palle gol costruite, il dominio territoriale, e quando tu hai la possibilità di chiudere le partite e non la chiudi, le partite sono sempre aperte. Poi abbiamo commesso un infortunio dove il Modena è rientrato in partita e subito dopo ha trovato il gol del vantaggio. Dopo ci abbiamo provato, non era semplice, e quindi siamo qui veramente a commentare una sconfitta sotto il profilo pesante e nello stesso tempo assurda, perché la squadra non l'ha meritato assolutamente. Modena non porta bene né a lei né al Teramo, sconfitta al Bonolis, sconfitta oggi, una sconfitta pesante per la classifica. Sì, mancano 16 partite a noi alla fine, questo era comunque uno scontro diretto, perso malamente, contano i punti, le prestazioni relativamente, ci deve servire per creare un po' di autostima, anche se in questo momento è difficile andare
andarla a costruire, però questa prestazione i ragazzi sanno che stanno, io so che stanno sulla strada giusta, va sicuramente migliorata una questione di mentalità, di personalità, perché le partite vanno gestite in tutti i modi, anche dopo l'infortunio dell'1-1 la squadra avrebbe dovuto riprendere in mano la partita come la stava avendo fino a quel secondo. Non avete corso praticamente mai rischi, Branduani non è stato mai impegnato, però quei due gol in quelle due reti subite c'è qualche responsabilità anche del portiere del Teramo? No, beh, ma non è mio compito imputare il dito a qualcuno, giocando a calcio ho fatto tante partite, si sbaglia, la differenza la fa subito dopo gli errori, quindi l'infortunio è stato certo importante perché ha dato veramente coraggio a una squadra che fino a quel momento non aveva tirato in porta e parliamo del decimo del secondo tempo, e quindi abbiamo dato coraggio a una squadra e nello stesso tempo, che è la cosa più grave, abbiamo perso un po' di sicurezza noi, e quindi questo non deve succedere perché comunque l'infortunio non può condizionare tutta una partita, e invece così è stato e hanno fatto subito il secondo gol e poi non siamo riusciti a ottenere il 2-2. Con il suo ex Sant'Arcangelo nel prossimo turno non si potrà sbagliare? Ma qui non possiamo sbagliare nessuna partita, insomma le partite sono 16 e man mano che andiamo avanti è un campionato difficilissimo, se pensiamo, come ha detto lei prima, che queste due squadre hanno dimostrato delle buone qualità, ma stiamo parlando del bassifondi di questo campionato, questo fa intendere quanta qualità ci sia in questo campionato, quindi ogni partita sarà affrontata assolutamente per cercare di ottenere punti perché non abbiamo veramente alternative. L'ultimissima al 91esimo, tifosi del Teramo arrabbiati con la squadra. Ma questo fa parte del gioco, io non posso biasimare niente, anche oggi sono venuti in tanti da Teramo con tutte le difficoltà che la città ha vissuto in questo periodo, quindi io sono qui con la speranza veramente di dargli una gioia e sono straconvinto di potergliela dare il 7 maggio, quando conterà veramente tirare le somme. Io penso che questa squadra, questa società e con il pubblico anche arrabbiato, perché penso che sia normale con la posizione di classifica che abbiamo, abbia le capacità per tirarsi fuori. Questo è l'auspicio di Lamberto Zauli. Ovviamente noi ne parleremo martedì sera nel corso di Proteram, sarà una puntata extra rispetto alla normalità perché aspetteremo la fine del calciomercato. Andrea, è arrivata anche in 8 partite Zauli non ne ha vinta una, che facciamo, come con Oddo a Pescara, si chiedono i sostenitori del Teramo. Zauli è stato esonerato, sì, ed è stato richiamato. No, non ho aggiunto nulla. No, dico, rispetto a quello che dice il telespettatore, mentre Oddo non è stato mai esonerato né si è dimesso, Zauli è stato esonerato ed è stato fuori per oltre 2 mesi, poi è stato richiamato, però certo. Fuori dopo 4 giornate, ora rifà altre 4 giornate e fuori un'altra volta. Forse è stato affrettato esonerarlo prima e magari si poteva aspettare prima, vedere come andavano le cose e magari non sarebbero andati in quel modo, chi lo sa. Guarda, una domanda per te. E se i numeri contano nel calcio, perché Nofri è stato esonerato? Zauli non ha vinto una sola partita, ma il presidente... Ma di che salvezza parla? Ci vuole un allenatore di Teramo, panchina a Rinaldo Cifaldi, che è un nome che è girato anche in questo mese di pausa, di fatto, che però per il momento non trova riscontro. Presidente, ma Jefferson non era rotto? Peraltro, Andrea, dicevi, annata nerissima perché quando piove grandina, Jefferson va a Viterbo, certo. Oggi in gol. Certo. Beh, Nofri è stato esonerato probabilmente perché stava perdendo il controllo della squadra e probabilmente anche perché dopo un periodo discretamente positivo stava tornando nel Teramo una certa confusione anche di natura tattica, cioè non si sapeva in quale modulo giocare ad esempio, e quindi probabilmente tutte queste dinamiche hanno fatto sì che Nofri sia stato esonerato. Anche quella decisione può essere rimessa in discussione, in una stagione come questa tutto si può mettere in discussione, no? Però ora la gente chiede che salti Zauli, sì, ci può stare, non ha ancora vinto una partita, però sarebbe il terzo avvicendamento nel corso di un campionato.
non so se tutto questo può aiutare. Non è una situazione facile, ma è per questo che abbiamo detto che la partita di oggi persa in questo modo è molto molto grave, perché in una situazione di confusione, di scelte che sembrano davvero tutte sbagliate, anche una partita come quella di oggi, che era venuta bene per lo meno nei primi 50 minuti, poi la partita viene persa per questi due per queste due scelleratezze difensive, la prima soprattutto. È una stagione molto difficile, il Teramo è abbastanza dentro un fosso, però probabilmente c'è ancora il tempo di venirne fuori, a patto che ci sia una certa compattezza e a patto che ci sia un cambio di passo a livello mentale, perché questa squadra ha bisogno prima di tutto di questo. Su Jefferson si è scommesso su un fatto, cioè che alla lunga il giocatore si riromperà, o meglio si rinfortunerà. Anche a Teramo appena arrivato aveva segnato, però poi si era fatto male. Magari con la Viterbese oggi ha fatto gol, tra un mese sarà su un lettino perché sarà infortunato. Noi non glielo auguriamo. Non glielo auguriamo, però se è stato tolto Jefferson è perché si ritiene un giocatore molto fragile e quindi alla distanza potrebbe rifarsi male. Se poi non sarà, la scommessa sarà stata persa. Buon arrivo Ludo Zauli, complimenti Bolla. Peraltro non convocato per la partita, per la partita di oggi, Croce dato in partenza, anzi non dato, in partenza, ma ormai è da parecchio tempo Antonio Croce in partenza. Altro giocatore in partenza, ma in questo caso torto collo verrebbe da dire, Danilo Bulevardi, richiesto da alcune squadre di Serie B e che pare che il Teramo voglia mettere insomma in partenza, perché a centrocampo ha fatto degli acquisti, ha preso Baccolo, ha preso Spighi e con Bulevardi probabilmente anche fargli fare il salto di categoria. Peraltro non è neanche di proprietà del Teramo, è di proprietà del Pescara, quindi di fatto decide la società biancoazzurra. Vi abbiamo detto degli attaccanti, Barbuti no, 100% di fatto, domani dovrebbe essere il giorno buono, e poi Simone Magnaghi, queste almeno sono le ultime indicazioni. Non sappiamo se ci sarà lo scambio con Croce, a noi non risulta che ci sarà uno scambio Magnaghi-Croce, però su alcune testate è uscito anche questa voce, a noi risulta un prestito e poi un eventuale riscatto da pagare per il Teramo. Ovviamente ne parleremo martedì nel corso di Pro Teramo. Noi ci fermiamo per la pubblicità perché sono le 20 in punto, non cambiate canale, poi un'ora tutta dedicata alla Serie D, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, e come promesso adesso apriamo la parentesi di Serie D, una giornata che ha visto i nostri ospiti contenti quasi per intero, perché insomma un pareggio, una vittoria, intanto raddoppio della Reggiana in casa del Sant'Arcangelo, che se non erro Sant'Arcangelo in inferiorità numerica e dunque avrà uno squalificato per la partita di domenica prossima contro il Teramo. Francesco, parto da te, anche se poi arriverò a Marco, un pareggio in cui sicuramente non sono mancati gli episodi da rivedere. No, sicuramente è stata una partita un po' particolare, dove l'arbitro ha fatto la protagonista, dove abbiamo fatto la nostra prestazione, siamo contenti per quello, poi comunque riportiamo a casa un punto che per noi è importante, contro una squadra che comunque punta per altri obiettivi. C'è sicuramente il rammarico, perché il San Nicolò di oggi non ha mai quasi tirato in porta, appunto solo un episodio poteva riequilibrare la partita e quello è stato. Si parla un po' troppo poco, a tuo avviso, del Monticelli, che comunque noi abbiamo imparato a conoscerlo, rispetto soprattutto quando hanno giocato con le squadre abruzzesi. Abbiamo visto una squadra molto quadrata, probabilmente forse sottovalutata dai più, o no?
Sì, no, siamo una squadra bella, bella tosta, Mondicelli è un quartiere di Ascoli, quindi è una piccola realtà. Però... Poi anche questo fatto che dovete giocare ogni volta a Monte San Giusto. Sì, parlare di calcio in questo periodo è anche un po' difficile perché sì. La situazione è particolare, terremoti e via dicendo non ci facilita. E quindi siamo costretti a, diciamo, a girovagare un po'. Però siamo un grande gruppo e ci troviamo bene insieme e stiamo facendo bene. Marco, questo Pineto 2017 quantomeno ha cambiato marcia. Abbiamo visto il recupero con il Campobasso, una vittoria, oggi vittoria contro il Romagna Centro. Sembra aver preso l'abbrivio giusto. Sì, sembra che le cose stiano andando finalmente per il verso giusto. Veniamo da una serie di risultati positivi, abbiamo incontrato prima della sosta il Matelica, abbiamo fatto un bel punto fuori casa, poi abbiamo incontrato la Vispesaro, ancora un altro punto, e le due vittorie di questa settimana che ci hanno dato lo slancio per metterci fuori dalla zona play-out, però dobbiamo avere... subito le idee chiare per domenica prossima, perché arriverà la Jesina che oggi ha vinto contro la Vispesaro, che poi è una grandissima squadra in questo girone, e dobbiamo essere concentrati e pensare partita in partita, perché poi per l'obiettivo che ci siamo prefissati è ancora lunga e bisogna fare ancora tanta strada. Peraltro giustamente un amico da casa ci chiede di ricordare, e fa bene, lo storico presidente del Chieti, Mancaniello, che è venuto a mancare qualche giorno fa, insomma, soprattutto in relazione a quella che è oggi la situazione della Chieti sportiva. Andrea, quantomeno questi personaggi mancano e mancheranno per molto, sì, molto tempo. Sì, ce ne fosse. È venuto a mancare venerdì, peraltro volendo rimarcare una sorta di sinistra coincidenza, è venuto a mancare l'ex presidente del Chieti proprio nel periodo in cui la Chieti Calcio è andata incontro al fallimento e poi di conseguenza anche all'esclusione dal campionato di Serie D. Beh, è stato un personaggio d'impatto, sicuramente d'impatto nel calcio teatino, un amico del calcio a Chieti e non solo, ma in particolare a Chieti. Si era peraltro riavvicinato alle sorti del calcio teatino anche negli ultimi anni, però insomma poi si è subito dopo allontanato, forse aveva capito che questi progetti calcistici, se li vogliamo se vogliamo parlare in questo modo, non erano all'altezza della situazione, non erano all'altezza della città e della storia di Chieti, e quindi poi si era nuovamente defilato. Certo che Chieti perde un personaggio che è stato di riferimento per lo sport della città. Ciao Jacopo, sono Luca, vittoria per 5-1 del Giulianova sul Mutignano, strepitosa tripletta di Tozzi, Borsoi, Mutignano in vantaggio 0-1 poi 5-1. Peraltro Andrea, tu hai ricordato molto bene l'ex patron del Chieti, Mancaniello, fammi anche ricordare che questa comunque è una settimana che è comunque ancora molto sofferta per la nostra regione, lo saranno anche le prossime. Fammi ricordare anche Piero Di Pietro, che purtroppo ci ha lasciato anche lui nella tragedia di Rigopiano. Fatemelo ricordare, perché insomma, per chi come me magari non ha cominciato tantissimo tempo fa, ma ha cominciato quando Piero Di Pietro allenava, insomma è comunque qualcosa che viene a mancare, qualcosa che sai che fa parte del tuo bagaglio lavorativo e che sai che non ci sarà più. Quindi insomma, da parte nostra non possiamo fare altro che ricordare Piero Di Pietro con grandissimo affetto. Per Terrenzio, alla luce del fallimento della Chieti Calcio, quando ci sono stato tu tra i giocatori c'era malcontento per stipendi che non venivano pagati? C'erano già difficoltà allora? Rapidissimo Francesco, ce la fai, perché poi devo mandare Pineto Romagna Centro? Ma no, la situazione era abbastanza tranquilla, era un po' di anni e comunque il Chieti accumulava un po' di ritardi vari, un po' in generale, però diciamo che la situazione era abbastanza tranquilla.
Tu sei stato, peraltro, hai vissuto quell'epoca di passaggio alla Lega Pro Unica in cui il Chieti incappò nelle tantissime retrocessioni. Sì, eravamo 18 squadre, 9 rimanevano nella Serie C unica e 9 retrocedevano. Noi stavamo andando anche abbastanza bene, poi una serie di partite, lì era questione di una partita, due partite che sbagliavi, ti ritrovavi fuori. Andava così. Va bene, cominciamo con la Serie D, Pineto Romagna Centro, 2-0, Roberta Di Sante. Dopo la vittoria esterna di mercoledì contro il Campobasso nel recupero della prima giornata, il Pineto torna a vincere anche tra le mura amiche del Mariani Pavone e lo fa battendo con un netto 2-0 una giovane Romagna Centro grazie ad una doppietta di Roberto Palumbo. Cambio di modulo per Daniele Amaolo che opta per un 4-3-1-2 inserendo dal primo minuto tutti e tre gli uomini d'attacco con Cacciatore dietro la coppia Ganci-Palumbo. Muccioli, che deve rinunciare a Pasquini e agli infortunati Magrini e Prati, risponde con un 4-4-2 con Delì e il neo arrivato Gagliardi in avanti. Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime della Slavina a Rigopiano, il direttore di gara dà il via all'ostilità. La cronaca si apre al quarto d'ora con un tentativo del Romagna Centro sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Maioli prova la girata al volo, bello il gesto tecnico murato dalla difesa pinetese. Al 18esimo, occasionissima per il Pineto con Palumbo che da distanza ravvicinata spizza di testa, ma Sarini è attento e para a terra. Nulla può però l'estremo difensore romagnolo al 23esimo, quando Cacciatore mette in movimento ancora una volta Palumbo, che questa volta non perdona, piazzando il preciso rasoterra a fil di palo che vale l'1-0. In avvio di ripresa qualche istante di apprensione per l'attaccante biancazzurro che rimane a terra dopo uno scontro di gioco tenendosi la caviglia, ma dopo le cure del caso il bomber pinetese riesce a tornare in campo ed è ancora una volta decisivo. Infatti al 13esimo viene pescato bene da Ganci per il contropiede vincente che porta al 2-0 in favore dei padroni di casa. Diagonale all'angolino, doppietta personale e terzo gol stagionale per Roberto Palumbo. Sotto di due reti Muccioli prova a cambiare e inserisce Mazzavillani, Battiloro e Ferri per Rava, Gori e Delia con il Romagna Centro che ora si schiera a tre in avanti con Battiloro, Gagliardi e Ferri. E proprio quest'ultimo al 34esimo entra pericolosamente in area e subisce il fallo di Stacchiotti entrato a rilevare Ganci che il direttore di gara Andrea Ancora sanziona con la massima punizione. Dal dischetto va Gagliardi che però si fa ipnotizzare da un ottimo Mazzocchetti che neutralizza in due tempi tra gli applausi. Momento d'oro per il classe 98 del Pineto che conserva l'imbattibilità da ben 467 minuti. Sicuramente uno dei giovani da tenere d'occhio. Sugli sviluppi dell'azione l'estremo biancazzurro però trattiene la sfera, il direttore di gara decreta la punizione a due in area che la difesa pinetese riesce in qualche modo a ribattere. Nei minuti finali i ragazzi di Amaolo controllano la gara senza subire grossi rischi e dopo 4 minuti di recupero possono gioire di fronte al proprio pubblico, riuscendo ad agganciare in classifica proprio il Romagna Centro e mercoledì si torna già in campo per il recupero della terza giornata contro l'Agnonese. Era uno scontro diretto, veniva dopo la vittoria di mercoledì a Campobasso, un altro scontro diretto importante, quindi vincere due scontri diretti in questa fase del campionato sono punti pesantissimi, però non dobbiamo cullarci su questi risultati, sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e fare anche meglio, perché oggi era una partita tattica interpretata bene dalla mia squadra, perché non trovavamo una squadra in salute, che le ultime tre partite aveva fatto 7 punti, una squadra organizzata, con buone trame di gioco e c'era da soffrire, però tutto sommato non abbiamo concesso grandi palle gol, siamo stati abilissimi a sfruttare quelle due o tre opportunità per andare in marcatura, quindi una partita diciamo perfetta tatticamente e interpretata bene dai ragazzi. Io ho detto sempre che il nostro campionato sarebbe iniziato nel girone di ritorno con l'innesto di qualche giocatore importante, abbiamo trovato l'equilibrio, quella solidità che serve in questa categoria e soprattutto in questo girone, e bene così, però dobbiamo, come detto prima, dobbiamo continuare anche fare meglio. Avremmo potuto giocare un'altra partita che avremmo avuto difficoltà, un'altra partita consecutiva avremmo avuto difficoltà a fare gol. Abbiamo avuto il pallino del gioco in mano per la grandissima parte del match, quando concedi due occasioni in possesso di palla nella tre quarti avversaria, giocatori come Palumbo, Cacciatore, vieni punito e noi siamo giovani, dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, questo è uno di quelli, e oggi
sotto l'aspetto dell'attenzione sicuramente non abbiamo fatto bene come altre volte. Non posso dire niente sotto il punto di vista dell'impegno, dell'intensità e dell'abnegazione, perché comunque credo che la partita l'abbiamo fatta noi per gran parte del tempo. Quindi. Queste sono le immagini, le interviste di Pineto Romagna Centro. Peraltro, piccolo inciso, la partita contro la Nionese la recupererete mercoledì 8 febbraio, esattamente come Matelica San Nicolò. Mercoledì invece si giocheranno i recuperi di Avezzano contro il Vivi Alto Tevere Sansepolcro e dell'Aquila contro il Rieti. Andiamo a vedere due episodi da Moviola. Partiamo con il primo, chiedo l'ausilio a Maurizio da qui in regia, che ringrazio già da adesso. Questo è il calcio di rigore che poi sarà fallito dal Romagna Centro, è un contatto in area di rigore, forse di Rosa, che tocca l'attaccante del Romagna Centro. Andiamo frame by frame. Francesco, chiedo a te, non a Marco ovviamente perché parti in causa. Ma il contatto c'è stato, lui ha accentuato sicuramente. Poi parlando con Marco afferma che il rigore c'era, quindi... C'era anche secondo te, Marco? Sì, secondo me c'era. Io ero lì vicino. Anche se c'è il contatto. C'è fallo prima, però devo dire. Anche se io vedendolo così sembra che lui ha accentuato molto. Magari il contatto c'è stato, però. Certo. E si butta due ore dopo. C'è fallo prima, però su Stacchiotti, che l'arbitro non ha visto probabilmente. Poi dopo il rigore. Ma secondo me qui viene davvero punita più l'imprudenza dell'intervento, perché a mio avviso, anche se il contatto c'è, non reca alcun danno al giocatore, che però si sente toccato ma non danneggiato, ma siccome si sente toccato poi stramazza a terra, forse mi danno il rigore è stato dato. Ripeto, l'arbitro qui, se ha punito qualcosa, ha punito più l'imprudenza dell'intervento che il danno procurato, che effettivamente non c'è, perché il giocatore sviene al momento in cui si sente, no, non al momento, qualche istante dopo che si qualche sente toccato dopo, sì. Perché lui rimette i piedi a terra, anche il piede che ha avuto il contatto viene messo a terra e poi sviene. Peraltro l'altro episodio da Moviola arriva qualche secondo dopo, perché c'è il calcio di rigore battuto dal Romagna Centro che lo fallisce, bravissimo Mazzocchetti che continua a rimanere ad ampliare i suoi minuti di imbattibilità, e poi guardate, la partita prosegue, lui tiene il pallone, Marco, poi che cosa succede? Poi succede che probabilmente l'arbitro arriva. Probabilmente ha tenuto la palla per troppi secondi nelle mani, l'arbitro fischia una punizione a due in area. Peraltro è la prima volta che mi succede, diciamo, una cosa del genere. Quanto forse meno... siamo stati anche forse noi che abbiamo fatto perdere tempo al portiere andando a festeggiare poi con Mazzocchetti che aveva parlato. Tu dici che è stata una somma delle due cose? Secondo me sì, perché alla fine ha tenuto la palla in mano probabilmente per qualche secondo in più, però poteva anche lasciar correre, insomma. Ok, Andrea, rapidissimamente. Beh, probabilmente è giusto il provvedimento dell'arbitro. Non si vedono provvedimenti del genere quasi mai, però è giusto. E lì effettivamente Mazzocchetti è sicuramente esaltato dalla prodezza, esultando verso il pubblico, verso i compagni, ha perso di vista il fatto che doveva rinviare. Poi se i compagni non si sono risistemati al 100%, ma hai parato un rigore, butta via questo pallone. In realtà non ci stava pensando, perché ripeto, era preso dall'aver parato il calcio di rigore. Peraltro, come ha fatto il nostro telespettatore poco fa via sms, facciamo i complimenti a questo portiere, classe 1998, mi sembra siano 467 i minuti di imbattibilità, sì, più o meno sono 5 partite che non prendiamo gol. Tra l'altro ha parato un rigore decisivo anche lo scorso anno nella finale dei playoff interregionali di Eccellenza, proprio nella partita di ritorno a Pineto. Il Pineto rischiava di prendere un gol che poteva essere un gol tranciante per la squadra allora allenata da Mazzalorso. Lui invece fece una gran parata e poi il Pineto riuscì a riemergere. Padova Faro, lo vedete, 3-0 in sovraimpressione, ancora Lega Pro. Senti Marco, questo ritorno a casa di fatto per te, perché
e riaffermo, e poi parleremo anche della tua esperienza alla Fermana, però di fatto tu abiti a pochi chilometri rispetto alla nostra redazione. Questo ritorno a casa a Pineto com'è stato? Ma sono stato da subito contento di mettermi a disposizione di questa squadra e di lottare per arrivare a un obiettivo che non è facile, ma per cui stiamo lavorando ogni giorno e ogni allenamento. Sappiamo che la classifica è molto corta, soprattutto nella parte bassa, e quindi che bisognerà fare altri risultati, e iniziando già da domenica contro la Jesina. Certo. Questa è la classifica, vedete, il Pineto ha 21 punti contro il Romagna Centro. Pineto, come detto, che deve recuperare ancora la partita contro l'Agnonese. Adesso, da un ospite all'altro, ci spostiamo al Gaetano Bonolis di Teramo per vedere il servizio della partita. San Nicolò Monticelli, 1-1, il servizio è firmato per noi, Dania Cantagalli, vediamo. Il San Nicolò torna a giocare al Bonolis dopo la vittoria contro il San Marino del lontano 11 dicembre e trova un pareggio che serve a poco ai biancazzurri dopo il KO maturato nel recupero contro la Fermana. Epifani deve rinunciare a 6 giocatori, tra cui gli attaccanti Traini e Moretti. Ma il San Nicolò è squadra costruita per vincere ed il tecnico mette in campo 4 esterni, tra cui Bosi, più avanzato, per provare a fare male al Monticelli. I biancazzurri però sembrano essere rimasti al pesante KO di Fermo. L'approccio alla gara è molle, gli ospiti sono ordinati in campo e non lasciano varchi per un San Nicolò che dovrebbe puntare sulla velocità di manovra, mancando le punte centrali. E così al 28esimo è la squadra di Stallone a sfruttare al massimo un calcio di punizione. Negro va alla battuta e disegna una traiettoria perfetta su cui Ciotti non riesce ad arrivare, portando in vantaggio la formazione ascolana. La reazione del San Nicolò è blanda, solo Bisegna, qualche minuto dopo, ha un'occasione potenziale su un affondo di Bosi, ma non impatta bene con il pallone. La ripresa si apre con il Monticelli ancora avanti e che vorrebbe qualcosa in più al settimo rispetto ad un calcio di punizione dal limite che poi Figliaggi manda sulla barriera. Ma il direttore di gara non assegna il calcio di rigore e lo stesso fa qualche istante più tardi sulle proteste del San Nicolò per un presunto fallo che lamenta di aver subito in area Bisegna. Nel nulla di una formazione di casa che sembra in preda ai fantasmi, sbuca proprio Bisegna, che trova il pari da calcio di punizione dal limite dopo la segnalazione del primo assistente nell'azione del portiere ospite di rimessa in gioco. Nel finale, prima Bosi e poi Fulvi trovano il muro del Monticelli a fermare i tentativi di vincere la gara. Di Lullo poi viene espulso nel corso di un parapiglia che si crea in area con Marani, che finisce a terra dopo aver rimproverato al giocatore di aver simulato un contatto in area. Per il San Nicolò dunque è un pareggio che vuol dire mezzo passo falso dopo il KO contro la Fermana. Per quanto riguarda la Fermana abbiamo fatto un grande passo falso, ma ne abbiamo già analizzato, credo che non l'abbiamo proprio giocata. Oggi invece, tra mille difficoltà, perché non avere i due centravanti di questa squadra, ci siamo un po' inventati di giocare senza punta, contro una squadra arcigna, una squadra scorbutica di questo campionato che si difende molto bene, che tra l'altro ha perso solo una partita fuori casa, quindi temevo anche questa partita, speravo di vincerla, speravo di sbloccarla, non ci siamo riusciti, abbiamo preso sull'unico tiro in porta sul calcio di punizione il gol. Però la squadra ha cercato il pareggio fino alla fine, ha avuto delle situazioni, poi peccato per quella palla dove ci sono stati un paio di rimpalli che potevamo vincere la partita. Questo è dispiacere, ci portiamo a casa questo punto. Da martedì saremo tutti, ripareremo bene la partita di Pesaro, e credo che questa squadra riparte e farà bene. Assenze a parte, c'è stato però un approccio nel primo tempo che ha lasciato un po' interdetti, conoscendo il San Nicolò e quanto ha fatto bene nel girone di andata. Ma assolutamente no, questo non sono d'accordo oggi, perché loro si difendono molto bene, non avendo il punto di riferimento, la forza penetrativa lì davanti era difficile, abbiamo cercato di girare palle, l'abbiamo fatto molto bene, e solo quando arrivavamo dove dovevamo arrivare, lì non avendo forza penetrativa abbiamo fatto fatica, siamo arrivati tante volte sul fondo, sapevamo oggi che non potevamo mettere la palla perché non avevamo un attaccante di ruolo, quindi abbiamo cercato di andare dentro e delle volte abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, delle volte non abbiamo avuto la giusta personalità di puntare e andare dentro, però oggi era una partita difficile perché mancavano dei giocatori importanti a questa squadra, non è un alibi, però
E poi tra l'altro veniamo da uno schiaffo forte preso a fermo, dove mentalmente poteva creare dei danni. Invece la squadra ha reagito e credo che questo gol alla fine ci dà la forza per ripartire, perché il campionato è ancora lunghissimo e si può fare ancora tutto. Il guardialine ha richiamato sulla palla in mano al nostro portiere, che è andato a rinviare palla al piede tranquillo da solo con gli avversari a tre quarti di campo. Sembrerebbe che è stato richiamato dall'arbitro e ha dato una punizione dal limite, perché il portiere avrebbe rinviato da fuori area. Adesso le immagini mi dicono che probabilmente fuori dall'area non era, se era proprio era limitissimo. Credo che effettivamente il Monticelli meritasse qualcosa in più. Tra parentesi, come potete immaginare, questo episodio ha barellato un pochino i miei giocatori, che fino a quel momento non avevo rifiato niente, anzi negli ultimi 5 minuti, nella confusione totale di questo tipo di nervosismo, abbiamo rifiato anche di perderla, devo ammettere anche questo, quindi cosa stranissima. Però complimenti sempre a questo mio Monticelli, che credo dimostra ad ogni squadra che non subisce nessun gioco degli avversari e in qualche modo secondo me riesce sempre a proporre qualcosa di interessante. Allora, queste erano le immagini e le voci di San Nicolò Monticelli, ma c'è anche qui un angolo moviola abbastanza curioso. Vediamo, vediamo. Settimo del secondo tempo, c'è questo contatto in area di rigore tra Melillo e Castellana. Melillo è il numero 5 con la maglia bordeaux del San Nicolò e Castellana del Monticelli. È stato fischiato calcio di punizione, vero Francesco? Sì, dal limite dell'area di rigore, quindi rilevando un fallo. Andrea, mi sembra che non dobbiamo neanche commentarlo. Mi sembra che in questa partita il direttore di gara abbia avuto delle problematiche, no? Circa le dimensioni. Graziella Pirriatore. Sì, circa le dimensioni dell'area di rigore. Beh sì, se ha fischiato un fallo era calcio di rigore. Sì. Tutto dentro l'area, ma pienamente dentro l'area di rigore. Nettissimo, anche difficile. Peraltro, guardate dove è l'arbitro. Scusa Maurizio, possiamo tornare? Meglio di quello, basta. Vabbè. Decimo del secondo tempo, bisegna lamentare un contatto in area di rigore da parte sempre del numero 6 Castellana. Marco, chiedo a te stavolta, perché ovviamente Francesco è parte in causa, di giudicare questo contatto tra Bisegna e Castellana. Probabilmente il contatto ci può anche essere, però il portiere... Cioè, secondo me Bisegna non poteva mai arrivare sul pallone, diciamo. Quindi si lascia anche un pochettino andare, visto che comunque non è davanti, quindi non può prendere la palla, si lascia andare per provare a ingannare l'arbitro. Però, voglio dire, si può, secondo me ha fatto bene a non fischiare il rigore. Oh, adesso... Però la trattenuta è evidente. Trattenuta evidente, di solito in questi casi il rigore viene dato. È vero che non sarebbe mai arrivato sul pallone perché c'era il portiere, ma a maggior ragione l'intervento di Castellana è un intervento imprudente. Ora torniamo anche al discorso precedente, la maglia nettamente tirata, peraltro una trattenuta reiterata, quindi a mio avviso gli estremi del calcio di rigore c'erano. Ultimo episodio, 37esimo della ripresa, è l'episodio da cui nasce il gol del pareggio del San Nicolò. C'è questo fermo immagine, perché? Perché arriverà un calcio di punizione, l'assistente, il primo assistente richiamerà il direttore di gara, Graziella Pirriatore, lamentando, o meglio Francesco, sanzionando cosa? Il portiere in pratica ha rinviato, secondo il guardialino, fuori dall'area. E quindi ha dato punizione dal limite. Ma noi, ecco perché il fermo immagine, dobbiamo vedere quando si stacca il pallone dalla mano. Sì. Perché si può rinviare con il piede anche fuori dell'area, esatto, di rigore. Esatto, cioè, il piede può andare anche fuori. Andrea, la sensazione tua qual è? Che era nettamente dentro. Guardate qui. Praticamente si è in linea con una linea immaginaria, chiaramente, con la linea che fa parte dell'area di rigore, e già è staccato il pallone dalla mano del portiere, che guardate con i piedi è nettamente dentro. Guardate che si vede, lo dico a istinto, lo dico, ma si vede di clamorosamente peggio e non viene fischiato. Molte volte secondo me chiudono anche un occhio. Qui in questo caso non capisco perché. Andrea, ti faccio una domanda, ma questa è punizione di prima o di seconda? Beh, penso che sia di prima. Ok,
Perché il portiere non può toccare la palla con le mani fuori dall'area di rigore. E in questo caso viene dato il calcio di punizione perché questo avviene. Lì dopo mi dicevano che in pratica c'erano alcuni giocatori del San Nicolò, adesso non so chi, che continuavano a dire al guardialinea mentre si scaldavano: guarda che esce fuori dall'aria, guarda che esce fuori dall'aria, non vorrei che si è fatti influenzare da questa cosa il guardialinea, perché come fai, come dicevi tu, succede molto di peggio, sono situazioni che non si fischierebbero mai, cioè io non ho mai visto una situazione fischiata in questo modo. Guardate, ci sono portieri come Reina che, se andiamo a vivisezionare alcuni rinvii che fanno, portieri alla Reina, no? Che con grande spinta si portano fino al limite dell'area e accelerano il rinvio. Quante volte arrivano lì con la mano, forse molte volte con il pallone in mano, sono anche appena al di là della linea dell'area di rigore. Qui invece, insomma, mi è sembrato anche questo un provvedimento sbagliato. Perfetto, questo insomma, abbiamo chiuso più o meno questo angolo Moviola che riguardava San Nicolò Monticelli. Poi giustamente diceva Stallone, Francesco, dopo quell'1-1 abbiamo anche rischiato di perderla. Sì, in pratica era la classica partita che avevi la sensazione che non potessi mai prendere gol. Dopo quell'episodio che ha portato al gol, c'è stato anche un altro episodio dove potevamo perdere addirittura la partita, che raccontare una partita persa oggi, cioè, sarebbe stata follia, perché ripeto, il San Nicolò è sicuramente una buonissima squadra e riprenderà sicuramente il cammino suo, perché ha dei giocatori fantastici in tutto e per tutto, però oggi sinceramente non ha fatto un tiro in porta fino a quell'episodio lì, che è stato secondo me inventato proprio, perché vabbè, abbiamo un po' esaminato, insomma, lascia molti dubbi questa direzione arbitrale da una parte e dall'altra, ci mancherebbe. Noi facciamo così, ci fermiamo per l'ultima volta, break pubblicitario, poi andiamo fino alla fine e vedremo come primo servizio Vastese Fermano. Ci fermiamo, a tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone con Andrea Costantini che ci dà una notizia flash. Andrea, perché dobbiamo vedere Vastese Fermana? Il nuovo allenatore del Campobasso, stiamo verificando, ma al 99,9% è Massimo Silva, visto che abbiamo parlato tanto di Monticelli, che è una frazione di Ascoli. Massimo Silva, allenatore molto legato all'Ascoli, certo. Lui prende il posto del dimissionario Novelli, cui è stata fatale la sconfitta di mercoledì scorso a Isernia contro il Pineto. Peraltro, piccola correzione, il fallo da rigore sbagliato poi dal Romagna Centro è per fallo, siccome ce l'avete segnalato, è di Logo Luso, non di Di Rosa, come ho erroneamente detto io. Ci vediamo, la capolista adesso, Vastese Fermana 1-2, poi chiudiamo con il girone F e andiamo nel girone G, però prima la partita dell'Aragona di Vasto. Coda velenosissima quella della capolista, dura a morire come l'erba cattiva. Vastese Fermana merita di essere raccontata dal 90esimo. Il contatto tra Petrucci e Campanella non fa esitare il signor clerico di Torino e consegna rigore e relativi 3 punti ai marchigiani. Il presidente biancorosso Bolani reclama su presunti e reiterati torti arbitrali, tanto da rintracciare in tribuna il selezionatore dell'AIA Rodomonti per cantare a squarciagola il proprio disappunto. Attimi di tensione, poi rientrati. Vastese dunque che interrompe la serie positiva nella giornata del ricordo delle vittime abruzzesi del Rigopiano. A Vasto si piange Jessica. Poi via le ostilità contro una Fermana ben organizzata, non a caso in vetta alla classifica. I locali fanno fatica a carburare.
con Prisco franco bollato da Bossa e un centrocampo in affanno sulla qualità dei canarini. La prima mezz'ora è quasi tutta ospite, al 12esimo con due occasioni. Ci prova Petrucci da fuori col pallone che assume una traiettoria beffarda, Russo manda in angolo. Poi Epas mette in mezzo, Rasoterra è forte, Cremona in leggero ritardo. Al 23esimo ecco il vantaggio fermano, da palla inattiva il pallone viene spizzato e diventa oro per Cremona che capitalizza in splendida rovesciata. Vantaggio meritato e curva giallo-blu in brodo di Giuggiole. È solo a questo punto che si sveglia la Vastese e pigia più non posso con la partita che si fa bella. 34esimo in mischia, ci provano Cosenza e Felici ma senza fortuna, col portiere Valentini che si oppone come può. Lo stesso numero uno esce su Fiore, lanciato a tu per tu. Nel finale sempre Fiore su calcio franco, che però spedisce di poco alto sopra la traversa. Ripresa, si rivede la fermana particolarmente ispirata col trio D'Angelo e Petrucci larghi a sostegno di Cremona. Il migliore è proprio Petrucci che al decimo subisce l'intervento di Allocca al limite della regolarità. Poi al 19esimo è lui a vincere il duello, sempre contro il capitano Vastese, ma pecca di imprecisione col diagonale che si spegne sul fondo. Ancora Fermana al 19esimo con la respinta corta di Russo che vede Cremona calciare a botta sicura, lo stesso portiere rimedia però con un piede. Torna a crederci con una fiammata la Vastese quando al 23esimo Fiore pareggia i conti, bellissimo il calcio di punizione che riapre i giochi. L'Aragona diventa una bolgia, la Vastese dà l'impressione di poter firmare l'impresa con lo sgambetto alla capolista ma rischia di esplodere al 90esimo quando il calcio di rigore non è contemplato di più. Cremona realizza e consente alla Fermana di volare sempre più in alto. La Vastese rallenta in classifica ma urla al cielo il proprio disappunto nei confronti del giudice di gara. Abbiamo visto questa vittoria della capolista Fermana e anche la rabbia del presidente della Vastese Bolami a fine partita. Perché? Per l'episodio del 90esimo di fatto, siamo a fine gara, il calcio di rigore poi trasformato dalla squadra marchigiana di Flavio Destro. Vediamo un po' se c'è o non c'è questo calcio di rigore. Peraltro prima Francesco Andrea ci stava dicendo di questo Petrucci che è fenomenale. Ma secondo te c'è questo calcio di rigore oppure un po' troppo? Scusami. Sì. Allora, io nel rivedere l'azione normalmente dico che c'è il calcio di rigore, perché Petrucci prende d'infilata il difensore della Vastese, che però piuttosto che intervenire così potrebbe cercare anche di accompagnare sulla corsa Petrucci, cercando di prestare attenzione soprattutto a un eventuale tiro. Se poi Petrucci riesce non so come a sterzare e rientrare, alle spalle ci sono due compagni di squadra, non doveva affondare così l'intervento, doveva cercare di accompagnarlo, anche perché l'angolo per il tiro si stava stringendo. E lo stesso difensore della Vastese, dopo il fischio dell'arbitro, non sembra lamentarsi perché il rigore non c'è, sembra lamentarsi forse più di altro, più di un intervento incauto che altro. Peraltro poco prima c'era stato un altro intervento di Mensah, sempre su Petrucci, pure quello molto molto borderline, se non sbaglio il punteggio era di 0-1, poteva essere un calcio di rigore con anche espulsione del terzino della Vastese. Quindi anche volendo considerare due mezzi interventi da rigore, alla fine diciamo che questo rigore ci può stare, però mi sembra che l'intervento sia stato un po' troppo rude nei confronti di Petrucci, che peraltro è anche un po' piccolino e quindi appena lo si tocca insomma va a terra, però penso che ci possa stare. In studio peraltro abbiamo due ex Fermana di fatto, perché ci avete giocato Marco un po' più recentemente, tu Francesco un po' più indietro nel tempo, ma è a questo punto la squadra strafavorita al di là del fatto che sia prima in classifica per vincerlo questo campionato? A questo punto sì, a questo punto la candidata ha preso il largo, non prende... Adesso ha ripreso gol, non so dopo quante partite, prende pochissimi gol, li fa, hanno trovato la quadratura perfetta e stanno facendo molto molto bene, ma già a partire da diciamo, la seconda parte della stagione dell'anno scorso hanno intrapreso un percorso molto importante. Questo Petrucci ci hai detto che è veramente forte? È un ragazzo molto valido, era l'anno scorso a Monticelli e mi sembra che comunque ha fatto una decina di gol. Sull'uno contro uno è veramente bravo, mette in difficoltà tutte le difese, infatti
se si manda a vedere i gol della fermata, c'è quasi sempre lui di mezzo. Marco, c'è un po' di rammarico per essere andato via da una squadra... No, vabbè, si scherza ovviamente. Per essere andato via da una squadra che sta lottando per vincere il campionato. Però questa squadra effettivamente forse adesso sta tirando fuori tutto il reale potenziale? Secondo me no. Io dall'inizio, da quando sono arrivato a Fermo, ho visto subito che questa era una squadra forte, perché c'era un gruppo molto solido, fatto di uomini prima che di giocatori, e eravamo veramente un bel gruppo, anche chi stava fuori, perché capitava spesso che molti, anche grandi over, stavano fuori, erano sempre propositivi, si allenavano sempre al massimo, sempre con il piglio giusto. Quindi penso poi anche che c'è anche un bravo allenatore, un ottimo allenatore per questa squadra, che ha trovato la giusta quadratura. E credo che sia la favorita, anche perché ha gli due scontri diretti entrambi, sì, in casa, sia con la Vispesa che con il Materica. Secondo me può farcela, anche per la piazza, per il blasone, per il pubblico che ha. Secondo me ha un leggero vantaggio rispetto alle altre. Andrea, rapidamente, la Vastese, hai visto qualche messaggio che è arrivato e molti... Insomma, se la prendono con Colavitto, però è anche vero, insomma, che questa squadra, anche se oggi ha perso, poi aveva pareggiato peraltro proprio con il Monticelli, sì, qualche giorno fa, si è un po' fermata, ma sì, era inevitabile un po', è abbastanza fisiologico. Fino a un certo punto. Io francamente, visto l'organico che è la Vastese, che ha giocatori anche di notevole esperienza, anche di una buona caratura, mi sarei aspettato, la posizione è discreta per carità, però mi sarei aspettato che questa squadra potesse competere anche per il primo posto con il passare delle giornate, perché mi sembra che abbia un organico davvero competitivo. Invece negli ultimi tempi c'è stata una involuzione, almeno sotto il profilo dei risultati, ma anche oggi io nel vedere il servizio ho percepito che la Fermana ha vinto con merito questa partita, ha avuto più occasioni, ha aggredito la partita, ha avuto un piglio più autoritario rispetto alla Vastese sin dai primi minuti, e non si è accontentata la Fermana di un pareggio che poteva stare anche bene. Quindi insomma, dalla Vastese oggi mi aspettavo di più, e in generale mi aspetto di più, perché è una squadra che magari sarà partita senza avere la necessità di vincere il campionato, non aveva questa pressione, però l'organico allestito è un organico davvero di primo livello. E chiudo dicendo che lo sfogo del presidente Bolami a me sembra che sia più lo sfogo di un presidente che con la partita di oggi vede un po' frustrate questi pensieri di alta classifica, e con la sconfitta di oggi, dovendo alzare bandiera bianca, si è un po' lasciato andare scaricando la colpa sugli arbitri. Però insomma, io penso che la Vastese debba più rammaricarsi con se stessa e in generale che appunto con gli arbitri. Perfetto. Cambiamo girone adesso, andiamo ad Avezzano, per Avezzano Albalonga 0-1, il servizio è proprio di Andrea Costantini, vediamo. L'Avezzano fallisce l'opportunità di dare un'altra dimensione al suo campionato e dopo lo 0-3 a tavolino intascato la scorsa settimana inciampa al De Marzi al cospetto dell'Albalonga, una partita che probabilmente dice che la squadra non è ancora pronta al salto di qualità. Il quinto stop interno stagionale dei marsicani coincide con il ritorno alla vittoria della squadra laziale, che rivede la zona playoff. Tortora sceglie il baby Santi Rocco in attacco, più adatto ad un terreno di gioco allentato dal maltempo di queste settimane. Tanta qualità per l'Albalonga col trio Gurma, Gruz, Pintori, e proprio in apertura di gara, al primo minuto, la squadra di Roberto Chiapparra firma il gol partita. Il merito è di Wilson Cruz, che incorna alle spalle di Lewandowski un cross proveniente dalla destra. L'Avezzano accusa il colpo ma prova subito a reagire già al terzo, con un sinistro del fromboliere Leto deviato in angolo. Al tredicesimo una ghiotta palla gol capita sui piedi di Tommaso Marolda, che però la sciupa, mancando così l'1-1. Passano due minuti e l'Albalonga si rifà viva, in questo caso con Pintori, ma Lewandowski nella
la circostanza è attento. L'Avezzano allora ci prova sulle palle inattive. Al 21esimo Marolda va giù al limite e lo specialista Tabacco tenta la trasformazione ma tira centralmente. Ancora il difensore marsicano ritenta da calcio franco ma Faiella c'è. Allo scoccare della mezz'ora di nuovo protagonista Cruz che dai 18 metri scalda i pugni di Lewandowski. Terza chance per Tabacco al 35esimo, alto questa volta. Chiude il primo tempo l'azione di Deramo al 42esimo ma Faiella è ancora attento. Nella ripresa ci si aspetta un'accelerazione dell'Avezzano, invece sono gli ospiti a rendersi pericolosi, in particolare con Cruz, spina nel fianco della retroguardia bianco-verde. Doppia conclusione ribattuta, poi un'altra conclusione, quella dell'ex lancianese Pintori. Dal 16esimo l'Alba Longa controlla la partita e inaridisce il gioco dell'Avezzano che stenta a incidere col passare dei minuti. L'unico squillo appena dopo la mezz'ora è di Sassarini, ma Faiella salva in angolo. Finisce fuori di molto la sventola di Giannone al 39esimo, il forcing finale dei marsicani è sterile e l'Alba Longa porta a casa i tre punti. Per l'Avezzano una giornata no, ma mercoledì prossimo ci sarà l'opportunità del riscatto nel recupero della gara casalinga con il Sansepolcro. Negli ultimi 16 metri, quando dovevamo metterla dentro, non l'abbiamo fatto. E poi troppo possesso palla lontano dalla porta avversaria, quindi così non si vincono le partite. È pur vero che l'Alba Longa si è chiusa totalmente in difesa. Ho visto una difesa dell'Alba Longa a 8 giocatori, ma insomma era prevedibile, insomma, hanno difeso il risultato e noi non siamo stati bravi a pareggiare e a ribaltare il punteggio. Io sono deluso, quando parlo di delusione sono un deluso dei singoli, di come la squadra chiaramente non è stata in grado di fare la differenza. Io mi auguravo un'altra sorte, un altro punteggio oggi, ma la squadra non è stata proprio all'altezza di una prestazione che sicuramente era alla nostra portata, un avversario che era tranquillamente alla nostra portata. Ho provato in tutti i modi a pulire la neve dal Monte Erboso dello Stadio dei Marsi, ma le temperature rigide non ci hanno consentito di superare il discorso del ghiaccio, del gelo. Adesso la squadra o tira fuori le palle o altrimenti faremo un altro tipo di campionato con tutto quello che questo significa, insomma. Quindi io soffro, ma soffriranno anche loro. Noi avevamo preparato la partita in maniera diversa per cercare di aggredirli, come cerchiamo di fare sempre quando giochiamo in casa. Siamo stati sorpresi da questa, diciamo, da questa situazione di gioco che noi sapevamo, con questa palla che arrivava da destra per la chiusura dell'attaccante alla parte opposta. Sono stati bravi in questa situazione qua, però c'è da dire che poi la partita abbiamo cercato di fare noi, insomma, loro dopo i primi 10-15 minuti sinceramente poi si sono messi lì, hanno difeso questo risultato importante giustamente per loro. E quindi per noi diventava difficile aggirarli, venire sugli esterni, abbiamo cercato in tutte le maniere, in due o tre situazioni, anche il primo tempo, insomma, non siamo stati neanche stati tanto fortunati. L'obiettivo rimane sempre di cercare di vincere tutte le partite, di giocare per vincerle tutte, come è giusto che sia, no? Ci sono ancora, mi sembra, 13-14, c'è questo recupero, importante anche mercoledì. Dopo mercoledì possiamo tirare le somme. Diciamo che oggi usciamo un po' con le ossa rotte dal punto di vista morale, perché onestamente non ce l'aspettavamo, ci aspettavamo una partenza diversa sinceramente. Però io sono sempre fiducioso, sono sempre, la squadra risponde bene, vedo la prestazione, mi ha soddisfatto, mi lascia la mano in bocca perché per come è venuta, diciamo, siamo stati sorpresi. Io avevo raccomandato tantissimo questa cosa di stare attenti ai primi minuti, volevo una partenza diversa perché conosco mentalmente l'approccio dei miei giocatori, però bisogna accettare. Siamo stati bravi nell'approccio, abbiamo fatto un gol di pregevole fattura e non siamo stati bravi a concretizzare due o tre situazioni da gol che abbiamo avuto nel primo tempo. Abbiamo concesso nel primo tempo una palla gol all'Avezzano, ma era partita da un rinvio del nostro portiere. E tutto sommato comunque la squadra ha sfoderato una prestazione gagliarda. Noi stiamo facendo un campionato per provare a vedere se di ritagliarci un posto nei playoff. Abbiamo perso dei punti in questo inizio di giro di ritorno e siamo in corsa con il nostro obiettivo. Ma noi siamo una squadra omogenea nei giovani così come nei grandi. Certo, noi siamo una squadra
tra virgolette importante, che deve richiedere il massimo perché ha nelle proprie fila dei giocatori importanti per la categoria, oltre che dei giovani interessanti. Insomma, c'è un po' di delusione ad Avezzano per questa sconfitta contro l'Alba Longa. Peraltro, discorso simile per Avezzano e l'Aquila. Le due squadre recupereranno mercoledì il loro impegno, quello col Vivi Alto Tevere San Sepolcro, l'Avezzano, quello con Rieti, e sarà una partita davvero molto molto bella. L'Aquila, Andrea, la situazione dell'Avezzano, abbiamo sentito anche il presidente Paris, abbiamo sentito Tortora che comunque dice sono fiducioso. Però il presidente Paris aveva detto in primis qui sui nostri studi che voleva 35 punti nel girone di ritorno. Forse era troppo, però era un messaggio lanciato alla squadra: io non mi accontento di una salvezza, voglio essere protagonista fino alla fine, voglio lottare sostanzialmente per i playoff. Però l'avvio di questo girone di ritorno non va in quella direzione, perché a Civitacastellana l'Avezzano ha pareggiato in pieno recupero, buon pareggio sì, però poi quel pareggio va valorizzato, e oggi invece l'Avezzano ha perso in casa contro una squadra che in teoria pure lei ambisce a una posizione playoff, e invece aver perso in casa proprio contro l'Alba Longa spezza un po' questo sogno dell'Avezzano. Ora è vero che c'è il recupero col San Sepolcro, che peraltro è in grandi condizioni, quindi non sarà neanche facile battere il San Sepolcro, però se il presidente Paris voleva un cambio di passo, purtroppo l'Avezzano, con queste due partite giocate sul campo, Flaminia e Alba Longa, ha raccolto un punto solo, e poi ci sono i tre punti col Foligno dati a tavolino. Vediamo ora col San Sepolcro, però queste due partite giocate sul campo non danno indicazioni positive. Perfetto, adesso però ci spostiamo a vedere l'ultima partita della serata, Ostia Mare L'Aquila, partita senza reti, finita 0-0, vediamo. L'Aquila prova a graffiare, ma l'Ostia Mare è fatta di acciaio. Il big match della 21esima giornata si chiude con un pareggio a reti bianche, 0-0 fra Ostia Mare e l'Aquila, con i lidensi contenti per il punto guadagnato e gli ospiti che fanno la partita ma sprecano tante occasioni. Morgia mette tutti i calibri grossi in attacco, spazio quindi a Noman, Peluso e Russo, mentre senza Piroli Greco dà ancora fiducia a Martorelli, ampiamente ripagata. E dire che nei primi 10 minuti l'Ostia Mare poteva benissimo trovarsi in vantaggio. Non passano neanche 20 secondi che la difesa rosso-blu regala un pallone d'oro ad Attili, che davanti a Salvetti si divora il più facile dei gol. L'Ostia Mare ci riprova al quinto minuto con Bellini, Salvetti è presente, ma dal quarto d'ora in poi c'è solo l'Aquila in campo. Gli abruzzesi impongono il possesso palla con la vista, Steri e Minincleri, palleggiatori formidabili, ma sotto porta non mordono. Al 31esimo occasione d'oro per Daniele Noman, il tiro è forte, la mira da rivedere. Quattro minuti dopo un lancio dalle retrovie porta Nicola Russo al tiro, l'ex Taranto incoccia bene il mancino, ma la fortuna non è dalla sua. Al 43esimo va non prova a farsi largo di prepotenza, l'arroganza è quella giusta, la mira no. All'ultimo secondo occasione enorme per Nicola Russo, l'avvolgente manovra rossoblu gli regala un pallone d'oro che finisce alto di pochissimo. La ripresa inizia nel segno dell'equilibrio, l'Ostia Mare lotta, corre e combatte, ma il gol non arriva. Al settimo Attili serve in acrobazia Roberti, che però cicca il tiro. La risposta degli abruzzesi è tenace, Sieno sfonda sulla sinistra, il pallone è splendido per Noman che si gira ma trova Martorelli parcheggiato davanti alla linea di porta. Nel finale l'Aquila ci prova con veemenza, al 32esimo altra chance per Noman che però non è in giornata, mentre al 35esimo ci vuole un super 4-8 sulla magnifica punizione di Minincleri deviata in corner. Lo 0-0 finale premia l'Ostia Mare per una prestazione di grande abnegazione e coraggio, su cui vi è la firma di una difesa oggi esemplare. Ancora rimandata l'Aquila, che da inizio stagione ad oggi ancora non ha vinto un big match, ed in settimana ci sono il Rieti e l'Arzachena. Eh sì, ci sono non solo i Rieti, c'è anche l'Arzachena, Andrea. Insomma, saranno tre giorni fondamentali, tre-quattro sì, giorni fondamentali per l'Aquila, per chiusura, capire qual è la dimensione è quella di alta classifica, ma all'interno dell'alta classifica qual è la dimensione dell'Aquila? La chiusura del collega che ci ha raccontato la partita è perfetta per quanto riguarda l'Aquila. L'Aquila non ha ancora vinto uno scontro diretto, cioè uno scontro con quelle squadre che si trovano in quella fascia altissima del campionato. E ora ha due partite casalinghe contro
Rieti e Arzachena. È evidente che se l'Aquila vuole vincere il campionato deve fare 6 punti in attesa dei gol di Noman, perché insomma, vedo che viene contestato, in effetti Noman non ha avuto un grande impatto da quando è arrivato all'Aquila, quindi sono due gare da, non solo da non fallire, possibilmente da vincere, perché poi col primo posto vai in Lega Pro, dal secondo al quinto posto vai nella lotteria, ma veramente lotteria dei playoff, e ci fai ben poco. L'Aquila, per quanto investito, deve mirare al primo posto e quindi deve vincere le prossime due partite. Assolutamente, peraltro, e prendo direttamente dal post ufficiale della società rossoblu, da domani per l'acquisto dei tagliandi d'ingresso per la gara all'Aquila Rieti di mercoledì sarà aperta la biglietteria dello stadio Gran Sasso Italo a Concia dalle 16 alle 19, ovviamente oltre ai consueti punti vendita attivi sul territorio. Quindi per chi volesse andare a seguire la partita mercoledì pomeriggio all'Aquila, tra l'Aquila e Rieti, domani dalle 16 alle 19 anche direttamente allo stadio Gran Sasso d'Italia. Siamo quasi in chiusura, vediamo, intanto qualcuno vuole Paris Abbasto, è sempre qualcuno che lo vuole da qualche parte, invece ad Avezzano non suscita tutti questi complimenti, strano veramente il calcio. Vediamo il prossimo turno di serie di gironi F e G, ovviamente, per vedere dove giocheranno i nostri ospiti, ma soprattutto le abruzzesi. Olimpia Agnonese San Maurese, Campobasso Castelfidardo, la Fermana è ferma, e non è un gioco di parole, è proprio ferma, perché avrebbe dovuto giocare contro il Chieti e non lo farà. Matelica Civitanovese, Monticelli San Marino, rincontri, caro Francesco, Pino Di Meo, e sai che tipo di partita avrai di fronte? Il grande Pino. Una partitaccia. Sì, sicuramente il suo temperamento non si può nascondere. Faranno sicuramente una partita oltre di qualità, sicuramente di temperamento. Vengono in casa nostra, però penso che ce la giocheremo bene. Sarà qua sicuramente ancora una volta casa vostra, ma... Casa nostra, sì, San Giusto, Del Duca, adesso è da vedere. Pineto Jesina, Marco, attenzione perché davanti sono pericolosi, eh? Sì, è una squadra forte che, come ho detto prima, oggi ha battuto la Vispesaro. Noi siamo chiamati a dare delle risposte importanti dopo due vittorie di fila. E questa potrebbe essere una partita che ci potrebbe dare ulteriore slancio per cercare di tirarci fuori il prima possibile da quella situazione di classifica che poi significherebbe fare i play-out. Quindi per noi è una partita fondamentale da preparare in maniera giusta e da non sottovalutare questa squadra, perché secondo me è un'ottima squadra. Senti Marco, ti faccio l'ultimissima: secondo te anche con la Jesina sarà riproposto il modulo di oggi, un po' più a trazione anteriore, cacciatore, Palumbo, ganci? Non lo so, manca. Però ha funzionato. Chiaro, sì. Che la Jesina forse ha qualcosa di diverso. Oggi sì, oggi ha funzionato. Funzionato alla grande, perché sono giocatori di un certo livello, sono giocatori importanti per questa categoria. E schierarli tutti insieme sicuramente ti dà quel potenziale offensivo che serve per vincere le partite. E poi devo dire che si sono anche sacrificati per la squadra. Quindi oggi tutti hanno dato il loro contributo, sia la fase difensiva che poi la fase offensiva, questi giocatori non si discutono. Addirittura Mariani Mandrillo di Pinedo ti scrivo, ma secondo me è uno scherzo, qualcuno ti sta scrivendo da casa, ti vuole mettere in difficoltà. Finiamo di leggere il prossimo turno, Maurizio. Ci eravamo fermati proprio a Pineto Jesina, ovviamente. No, girone F. Recanatese Vastese, dunque impegno per rilanciarsi per la Vastese. Romagna Centro Alfonsine, bellissima partita al Benelli tra Vispesaro e San Nicolò, sarà veramente una partita molto molto interessante. Girone G adesso, ovviamente l'avevamo anticipato pochi secondi fa, Foligno Stiamare, ma di fatto non si giocherà. L'Aquila Arzachena sarà l'impegno interno per l'Aquila, che però, come vi abbiamo detto, mercoledì pomeriggio recupera contro i Rieti, quindi immaginate voi, gioca prima contro i Rieti e poi contro l'Arzachena, che è prima insieme al Monterosi. Latte Dolce Sassari Vivi Alto Tevere Sansepolcro, Monterosi Torres, Muravera Avezzano, che però, esattamente come l'Aquila, mercoledì
recupera contro il Vivi Alto Tevere San Sepolcro, Nuorese Alba Longa, Rieti Lanusei, San Teodoro Flaminia, Sporting Trestina contro il Città di Castello. Sarà la 22esima giornata. È davvero tutto per questa sera. Io ringrazio Colavitto l'Anticalcio, a Vasto adesso ovviamente non sono contenti. Di Meo, grande saluto da Vasto, ha lasciato un grandissimo ricordo a Vasto. Ma fatemi salutare Andrea Costantini in redazione. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti, buona serata a tutti. Grazie per essere stati in nostra compagnia e in bocca al lupo per il proseguo di campionato. Francesco Terrenzio. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie Francesco per essere stato con noi. Grazie a Marco Mariani. Ciao Marco. Grazie a voi, buonasera a tutti. In bocca al lupo per il vostro campionato. È tutto per questa sera. Noi ci vediamo come sempre domenica prossima, sempre alle 19:30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.